Cosa succede a Fano questo weekend? Allora, questo weekend intanto vi invito tutti allo stadio perché ci saranno due partite fantastiche. Si disputerà la finale di Coppa Italia e di Supercoppa Italiana del calcio amputati. È un evento fantastico, soprattutto perché siamo reduci dalla vittoria in Francia della National League con la nostra nazionale. Quindi avremo anche una carica e uno sprint in più per giocare e vivere al massimo. Ci saranno due finali contro il Vicenza alle 5 del pomeriggio sabato, mentre alle 9 e mezza della mattina di domenica. Vi aspetto allo stadio perché è aperto a tutti, è gratis l'evento e soprattutto voglio tanto tifo perché sono uno di voi, sono fanese anch'io e non vedo l'ora di rappresentare al meglio la mia città e la mia squadra. Orgoglio della città di Fano, quali sono i futuri obiettivi? Allora, sicuramente i futuri obiettivi, adesso questo weekend sarà abbastanza impegnativo, poi avremo a metà novembre la Champions League da andare a fare in Spagna, che anche quella sarà una grande manifestazione e poi si passerà all'anno prossimo puntando agli europei con la nazionale e magari a livello personale sognando anche le Paralimpiadi a Parigi, ma questo si vedrà col tempo. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille, vi aspetto allo stadio. Marco Antonini scores and Italy is leading 1-0 against Iran. Un evento senza barriera allo stadio sabato e domenica a Fano. Assolutamente sì, un'iniziativa, un fine settimana di fuoco con grandi emozioni di ragazzi talentuosi e che daranno un vero spettacolo, perché sono ragazzi spettacolari, ragazzi con grandi abilità, che veramente vederli in campo provoca una forte emozione, perché non solo la palla diventa un elemento per superare i propri ostacoli, ma corrono anche senza strumenti che a volte gli servono per camminare. Questo veramente significa andare oltre l'ostacolo. Sono comunque società che anche a livello atletico sono davvero talentuose perché hanno dei primati importanti. È una finalissima, disputarla a Fano è un grande onore per noi naturalmente come città e quindi avanti tutta partecipate perché l'evento è gratuito. Verrà presentato all'interno dello Stadio Mancini, quindi partecipate numerosi, il posto c'è per tutti. Sarà un evento che potrete godervi del bel calcio, ma soprattutto avrete la possibilità di poter conoscere e incontrare i grandi campioni che hanno vinto la Nation League, che hanno onorato la maglia azzurra e che quindi insomma potranno davvero non solo essere in campo per giocare, difendere le maglie dei propri club di provenienza, ma soprattutto per dare un grande messaggio a tutti voi che verrete, a tutti coloro che avranno la possibilità di vederli e di ammirarli, che nella vita tutto è possibile e che quindi il gioco è qualcosa che ci aiuta davvero ad esprimere tutte quelle che sono le nostre abilità. Quindi davvero vi aspetto numerosi, sempre come si dice Forza Italia, ma soprattutto viva lo sport e viva lo sport per tutti.